Bimbo di un anno e mezzo travolto e ucciso dallo scuolabus sul quale era appena salita la sorella. La tragedia questa mattina nel fermato. Tragico schianto sulla 14, morto un camionista nello scontro tra il mezzo pesante e un autobus, autostrada chiusa e traffico in tilt. A Pesaro ha rimandato lo sfratto di Alessandro, l'imprenditore agricolo in carrozzina che rischia di rimanere senza un tetto per l'ordine del tribunale di sgomberare l'abitazione di Soria. In mille a Barchi per la protesta contro il biodigestore, in marcia dal Pala Simone a Carafaneto per dire no all'impianto autorizzato dalla provincia. Clienti e incassi in calo, i commercianti di Viale Dante Alighieri insorgono contro l'eliminazione dei parcheggi. Ci sono attività che hanno 12-13 dipendenti che a quel punto sono costretti a dimezzare se non a chiudere totalmente. Stasera torna su Fano TV Primo Cittadino, ospite il sindaco di Fossombrone, Massimo Berloni. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano la tragedia che si è consumata questa mattina a Casette d'Ete, una frazione del comune di Sant'Elpidio a Mare in provincia di Fermo, dove un bimbo di un anno e mezzo è stato investito da uno scuolabus ed è morto a causa delle gravi ferite riportate. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri e della polizia locale, ma stando ai primi accertamenti sembra che il piccolo di origine pakistana avrebbe tentato di seguire la sorella diretta come ogni mattina all'asilo, sfuggendo al controllo della madre per pochi istanti. Proprio in quel momento l'autista del bus avrebbe fatto retromarcia. Il bambino è stato travolto dal mezzo finendo sotto la ruota posteriore destra. All'arrivo dell'ambulanza purtroppo era già deceduto. La salma del piccolo è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Strazianti le urla della madre, sotto shock l'autista dello scuolabus. Incidente mortale anche lungo la 14, è successo oggi pomeriggio, poco prima delle 15, tra Loreto e Ancona Sud. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati un camion e un autobus senza passeggeri a bordo. Purtroppo il conducente del mezzo pesante è morto. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. Invece in via Einaudi, a Bellocchi di Fano, si sono scontrati una Fiat Panda condotta da una donna di 70 anni di Fossombrone e una moto Yamaha 125 guidata da un fanese di 22 anni. In base ai primi rilievi eseguiti dalla polizia locale, l'auto stava transitando in direzione mare e, giunta all'altezza del distributore, ha messo in atto la manovra di svolta a sinistra per entrare all'interno dell'area senza dare la precedenza alla moto che procedeva in direzione opposta. A seguito dell'urto, il motociclista è finito a terra riportando lesioni. Il 22enne è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Ci spostiamo a Pesaro, dove questa mattina è stato rinviato lo sfratto della famiglia Monetti per assenza della forza pubblica. Una situazione delicata, in particolare per Alessandro, un giovane imprenditore agricolo in carrozzina. Allora vediamo che cosa è successo nel servizio di Marco Lonigro. Nessuno sfratto, almeno per il momento. Nella giornata odierna, alle ore 10, era previsto lo sgombero dell'abitazione in via Persoria 53 della famiglia Monetti, che però non è andato in scena per l'assenza delle forze dell'ordine. Per fortuna stamattina è stato rinviato, perché non è intervenuta la forza pubblica e quindi si è stati con l'ansia fino adesso, perché comunque è così. Noi ci siamo già attivati per cercare questa abitazione, non è facile perché dobbiamo trovare un'abitazione che sia giusta, come vi ho detto più volte, per Alessandro. Ci abbiamo dei contatti, speriamo in settimana di concludere qualcosa di buono, perché non vogliamo più ripassare per queste situazioni, soprattutto non vogliamo passare da quelli come ci hanno additato che vogliono approfittare di questa situazione. Solidarietà, abbiamo aiuti, abbiamo delle persone anche che ci aiutano, ci hanno sempre sostenuto in questo ultimo periodo, anche perché noi non avevamo più le forze neanche per sostenere il percorso di Alessandro, perché in 9 anni abbiamo finito tutto quello che avevamo. Però detto questo, ho una famiglia che mi sta vicino, ho degli amici, delle persone anche che non conoscevamo, che ci siamo conosciuti in questo frangente, che mi stanno aiutando anche economicamente, quindi siamo fiduciosi di risollevarci. Adesso oggi portiamo a casa mia moglie, che ha fatto l'intervento, che anda lei tutto bene. Persiste una chiara situazione di emergenza, soprattutto per la presenza del giovane Alessandro Monetti.
un ragazzo disabile ormai da 9 anni a causa di un tragico incidente stradale. No, più che trattare ci daranno anche un'anta lì, un altro termine ultimo, insomma, in base alle loro... Quindi la data non c'è ancora, la data. È provvisoria. La famiglia avrebbe dovuto liberare l'abitazione per via di un procedimento di esecuzione immobiliare successivo alla confisca e vendita all'asta della casa, assegnata poi ad un nuovo proprietario. Questa mattina, dopo circa 2 ore di attesa, è arrivata la notizia. La famiglia Moneti avrà altre 2 settimane di tempo per cercare una nuova abitazione e farsi così trovare pronta ad abbandonare quella attuale. Comunque la famiglia Moneti si sta adeguando per reperire una nuova abitazione, una nuova collocazione abitativa, ovviamente nel rispetto di quelle che sono le loro esigenze oggettive e pratiche sostanzialmente. Prosegue in modo importante il supporto offerto da Amici e Coldiretti nei confronti di Alessandro e della sua famiglia. A tal proposito, questa mattina era presente un trattore dinanzi al civico 53 di via Persoria. Un gesto simbolico, ovviamente. Noi siamo stati a fianco ad Alessandro fin dall'inizio, quindi e alla famiglia, per cui questo trattore è un simbolo di vicinanza alla famiglia stessa, anche perché lui è un imprenditore agricolo. La sua attività da poco tempo, da circa un anno, è diventata quella dell'azienda agricola. È un nostro associato e noi come tale gli stiamo vicini e lo stiamo difendendo, tra virgolette, ma quantomeno gli stiamo dando un appoggio soprattutto morale. Un serpentone di 1000 persone ieri ha percorso 5 chilometri a Barchi per ribadire il no al biodigestore. Diversi comuni che si sono mobilitati per l'iniziativa organizzata alla vigilia della sentenza del TAR. Cristiana Guerra. Mobilitiamoci è il titolo della camminata di protesta svoltasi domenica scorsa a Barchi per gridare a gran voce no al biodigestore e ai rifiuti provenienti da fuori regione. Dopo quella organizzata a Fano un paio di mesi fa, il sindaco di Terre Roveresche Sebastianelli, insieme ai sindaci di Fraterosa, Mondavio e al Comitato a difesa del territorio, si sono dati appuntamento al Pala Simone per ricordare una data importante, l'8 marzo, giorno in cui il TAR esaminerà i ricorsi presentati per bloccare la costruzione dell'impianto nei pressi dell'ex discarica. Oggi siamo qua insieme ai cittadini, tanti cittadini di questi comuni, Terre Roveresche, di Mondavio e di Fraterosa, per ribadire ancora una volta che è sbagliato aver dato l'autorizzazione principalmente per il posto, che chiaramente non è il luogo migliore per poter realizzare questi impianti, e poi contro anche questo modello che ormai è solo esclusivamente un modello speculativo, quindi siamo qua per ribadire i nostri diritti. L'unico modello funzionale è quello che vede la gestione dei rifiuti all'interno dell'ambito in cui vengono prodotti, e quindi diciamo ancora di più no a impianti che chiaramente non hanno nulla a che vedere col territorio, hanno nulla a che vedere con le attività che si svolgono da noi. L'8 marzo invece inizierà il dibattimento al TAR, poi da lì non possiamo anticipare i tempi in cui verrà data la sentenza, però inizia un percorso e speriamo che il TAR accolga le nostre motivazioni. Un investimento previsto di 27 milioni di euro che preoccupa i cittadini e che da diversi anni fa discutere le amministrazioni del territorio locale. Ci sono ben 6 comuni interessati direttamente dal biodigestore, quindi stiamo parlando di una popolazione interessata che è di circa 10.000 abitanti, e c'è una vallata che è anche la vallata del Cesano, dove il biodigestore si dovrebbe insediare, perché di fatto non si insedia a Barchi. Noi vediamo qui Barchi perché dietro abbiamo il castello di Barchi, ma in realtà il biodigestore lo vedrete appena svolteremo là sotto, che sarà praticamente proprio di fronte alla vallata del Cesano. Presenti all'appuntamento, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Fano, circa 1000 persone, tra cui ragazzi e giovanissimi, insieme alle proprie famiglie, preoccupati per il futuro e la salute. Anche voi oggi partecipate a questa manifestazione? Sì, partecipiamo più che altro per un motivo, diciamo, di difesa del territorio, delle opportunità che stanno nascendo in questa zona, soprattutto a livello turistico, e penso che la scelta di questo sito sia pessima, proprio anche nei confronti di tutti, io mi metto anche come imprenditore, di tutti gli imprenditori che lavorano per valorizzare questo posto, per creare appunto una zona bella, turistica, dove sarebbe veramente stonata una struttura di questo tipo. Preoccupato per la salute? Per la salute di qui, di tutta la città di Lanza, via. In modo che se non si potesse fare noi saremmo più contenti, perché è una cosa che non mi piace, via. Lei di dov'è? Orciano, siamo qua vicino noi, ma a parte che mia figlia abita qua vicino e quindi ho paura per i nostri nipoti, perché è una cosa che tanto comunque sia inquina,
che poi qua le strade sono tutte rovinate, e fino adesso tutti i camion qua non potevano venire su perché la provincia ha messo tutti i divieti. Adesso nonostante tutti i divieti, adesso si può passare, si può, adesso sì, prima invece no, adesso perché dobbiamo fare questa cosa, sì, tutto a posto, e quindi sarà il disastro di questa popolazione. Lei è di Barchi? Sì, sono di Barchi, abito proprio qui sopra. Come mai è preoccupata? Perché insomma, una cosa, abbiamo avuto la discarica fino a qualche anno fa, adesso anche questa mi sembra un po' troppo. Preoccupata per il futuro dei suoi figli? Certo, dei miei figli, dei miei nipoti, di tutti, quindi penso che la salute sia... Dopo la camminata, i cittadini si sono radunati nella piazzetta del quartiere per ascoltare con attenzione gli interventi dettagliati degli amministratori. A Fano invece c'è ancora tensione fra commercianti e residenti di Viale Dante Alighieri per le modifiche sulla viabilità attuate dall'amministrazione comunale. L'eliminazione dei parcheggi per far posto alla pista ciclabile sta attuando importanti danni ai bar e ai negozi della zona che denunciano una perdita di clienti. Questa mattina il presidente di Ristori Italia, Giorgio Andrea Ricci, e alcuni operatori hanno esposto le loro ragioni a Massimo Foghetti. Dopo la manifestazione e dopo il flash mob che Forbici ha organizzato per difendere la pista ciclabile di Viale Dante Alighieri, rispondono oggi i commercianti che hanno subito dei danni per l'eliminazione dei parcheggi. Quali sono i problemi, appunto, che vengono evidenziati da questa nuova struttura? Beh, chiaramente è un calo degli incassi per quello che riguardano tutte le attività che sono lungo questo tracciato di 300 metri che parte da un tabacchi fino ad arrivare a quest'altra attività che è l'acquolina, praticamente non avendo più la possibilità di far sostare anche brevemente i clienti, chiaramente si dimezza l'incasso. Però la problematica più importante è prima di tutto utilizzare il buon senso da parte di tutti i contendenti in questo caso, perché chiaramente i contendenti sono Forbici, che avranno sicuramente le loro ragioni, perché una pista ciclabile sarà anche utile, però è anche utile utilizzare dei parcheggi che siano specialmente davanti alle attività, che gli serve chiaramente per mantenere la loro attività. Ci sono attività che hanno 12-13 dipendenti che a quel punto sono costretti a dimezzare, se non a chiudere totalmente. E chiaramente quello che si chiede al Comune è di avere acquisire un attimino queste che sono state un po' le prime settimane d'esperienza di questa pista ciclabile, che chiaramente porta un danno notevole alle varie attività che ci sono qui. E poi considerare anche che invece di diminuire la velocità è aumentata e c'è più pericolosità rispetto a quello che c'era prima. È molto, ma molto più pericoloso. Poi basta guardare un attimo le immagini, vedere a che velocità arrivano le macchine per capire che già ci sono stati diversi piccoli incidenti che fortunatamente si sono risolti in modo tranquillo tra macchine e biciclette. Pedoni fortunatamente no, perché se succede questo chiaramente è un problema. Noi siamo stati in comune come tutti i commercianti insieme con le associazioni, e loro avevano sviluppato una cosa in cui c'erano diverse zone dove si poteva parcheggiare. Chiaramente c'era una riduzione anche sostanziale dei parcheggi che c'erano prima, senza mettere in pericolo né pedoni né biciclette, perché poi la cosa più importante qui sarà mettere i 30 all'ora obbligatori. L'introito di affari si è dimezzato, forse anche di più, ci complica tante tante difficoltà. Non possiamo esercitare in questa maniera, non ce la facciamo, anche perché abbiamo 14 dipendenti, è un'attività aperta dalle 6 della mattina alle 10 di sera, facendo i turni ci vogliono 14 persone, e se qui non c'è neanche la possibilità di fare una sosta temporanea, noi non ce la facciamo andare avanti, dovremo dimezzare il personale o se non chiudere, come diceva Ricci, addirittura. Io ho deciso di cessare l'attività
perché tra parcheggi e persone non era possibile andare avanti, problemi diversi. Quello che io penso è che vedo che una ciclabile qui è pericolosa, non che noi non la volessimo fare, perché con la riunione che è stata fatta in comune si era messa l'idea di farla più adiacente alle case. Era solo, questo è solo un esperimento, era da aspettare. Io non capisco l'accanimento di tutti questi abitanti qua su di noi, su che non va bene tutto quello che è stato fatto, tutto. La ciclabile forse serve, ma lì è pericolosa. Cioè, le macchine, come ha detto Giorgia, hanno aumentato la velocità, si è visto perché hanno preso sotto un ciclista e una mia amica è stata quasi investita. Quindi si può fare adiacente alle case come in Viale Dante Alighieri e in Viale Adriatico. Lì è precisa, ci sono le case, la ciclabile e i parcheggi. Cioè, le persone sono anche più tutelate, secondo me, dalle macchine che passano. Cioè, non riesco a capire l'atteggiamento di queste persone che ce l'hanno, non lo so, io ancora devo capirlo. Torniamo a parlare del processo che vede coinvolto Umberto Carriera. I fatti, vi ricordiamo, risalgono al 15 gennaio 2021, quando Carriera aveva aperto uno dei suoi ristoranti, quello di Monbaroccio, per protesta contro le limitazioni anti-Covid. Allora sentiamo le dichiarazioni che ha rilasciato oggi di fronte al Tribunale di Pesaro. L'udienza è importante, sì, su questo video che ho diffuso semplicemente perché sono rimasto sconvolto quella sera dall'intervento massiccio, no? Come sapete il 15 gennaio, ormai 2 anni fa, intervennero ben 20 agenti in Borghese e non a ristorante chiuso, a ristorante vuoto, insomma tutti sapevano che io avrei aperto, ho sempre aperto rispettando le regole, ho aperto in zona gialla a pranzo con la mascherina, col distanziamento, rispettando tutte le regole previste di PCM e aprivo anche a cena per una necessità economica, chiaramente c'erano affitti e mutui da pagare e aprivo rispettando le regole. Tante volte ho aperto i miei ristoranti e mai ho filmato ciò che accadeva perché intervenivano comunque sempre 2 o 3 vigili nel pieno rispetto delle norme, nel pieno rispetto di quello che è il loro lavoro anche oggi nella nostra quotidianità, quindi a me va, da parte mia c'è sempre massima solidarietà per le forze dell'ordine, per quello che fanno, grande rispetto. Quel giorno 20 agenti, ristorante chiuso, chiaramente ho ritenuto un intervento inopportuno, inadeguato e mi sono sentito di filmare chiaramente ciò che accadeva, anche perché di filmare quello che sarebbe accaduto quella sera e quindi eventuali comportamenti, a mio parere, sopra le righe da parte del governo, no? Che mandava questi agenti in giro per tutta Italia, no? a reprimere, no? questi ristoratori, questi imprenditori, mi era stato chiesto da tanti politici. Ero sostenuto chiaramente da Vittorio Sgarbi, da Matteo Salvini, dal centrodestra, no? Anche da Fratelli d'Italia, che oggi è al governo. Proprio Matteo Salvini, ex ministro dell'interno e attuale vice premier, mi chiedeva di documentare e diffondere ciò che accadeva. Quindi siccome io in quel momento ero anche in qualche modo non esponente del popolo ma mi stavo affacciando anche al mondo della politica nazionale, ho condiviso questo loro pensiero e ho pubblicato, insomma, sui miei profili, non soltanto sui miei profili perché poi è un video che è diventato virale, ciò che è accaduto quella sera. Ma in quel periodo c'erano centinaia e migliaia di video, no, che riprendevano gli interventi delle forze dell'ordine che non facevano altro che fare il loro mestiere, è chiaro. La mia battaglia è sempre stata contro il governo e contro le restrizioni che ritenevo inopportune e adeguate, perché appunto non c'era poi un corrispettivo economico per le imprese. Ricordiamo le oltre 20.000 aziende tra bar e ristoranti che hanno chiuso negli ultimi 2 anni nel nostro paese proprio per problematiche relative al Covid. Sempre a Pesaro ieri si è parlato di PNRR, una grande opportunità in vista dell'anno in cui la città sarà capitale della cultura. Al forum organizzato in prefettura da Matti Group era presente anche il ministro Sangiuliano. Nel PNRR c'è il progetto sui borghi, finanziato con oltre 1 miliardo di euro, su cui siamo impegnati costantemente a spendere bene, con efficienza, onestà e lungimiranza, le risorse economiche. Lo ha detto il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano a margine della tavola rotonda promossa dal centro Sud Imati e dedicata al recupero dei centri storici, al ripopolamento dei borghi e alla cultura dell'abitare. Le Marche, ha esordito il ministro, sono una regione che conosco bene e di cui riconosco il valore e il potenziale. Questa inoltre è una città legata a un grande nome, quello di Gioacchino Rossini, e sarà capitale della cultura nel 2024. Il nostro ministero, ha aggiunto, intende essere vicino a Pesaro affinché questo evento possa riuscire come la città merita. Pesaro è storicamente una città molto importante, basta, come dire, visitare questo salone, apprenderne la storia, per rendersi conto di quanto questa città abbia da dare anche in termini di cultura e di turismo della cultura. Noi siamo impegnati a sostenere la città di Pesaro e i suoi cittadini per, come dire, meglio rappresentare questa grande occasione.
Presente all'incontro anche Gaetano Coraggio, direttore scientifico del Centro Studi Mati, il gruppo che ha avviato la riqualificazione residenziale di complessi edilizi storici. L'identità culturale dei luoghi, ha detto l'architetto, deve essere rafforzata da questi interventi di rigenerazione. Il tema, aggiunto, è quello di ammodernare, rendere funzionali e più sostenibili i luoghi storici dei borghi e delle città. Per rivitalizzarli, perché è chiaro, avere e vivere solamente, diciamo così, del pregresso storico chiaramente non aiuta nemmeno la socializzazione e nemmeno le fasce economiche. Quindi sostanzialmente gli interventi devono essere vocati ad una tutela dello stock immobiliare storico, ma anche ad una sua rigenerazione, perché questo è irreversibile, altrimenti li costringeremo ad una desertificazione, perché il comfort abitativo è ormai un tema del consumatore immobiliare, e se lo ricercano in periferia chiaramente i luoghi storici e i borghi, che sono l'anima identitaria dei territori, viene a perdersi. La Giunta Comunale di Fano ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale naturalistico che collegherà il nuovo centro natatorio, il centro città, il parco urbano, l'aeroporto e la ciclovia del Metauro. Questo tratto si estenderà per 900 metri e si congiungerà al percorso realizzato da una ditta fanese di altri 920 metri, che partirà dall'ingresso dell'aeroporto e terminerà in linea con la recinzione dello stesso. Il tratto ciclabile a carico dell'amministrazione sarà largo 4,70 m, al cui interno sono compresi i due sensi di marcia ciclabili e il percorso pedonale. L'assessore Barbara Brunori ha fatto sapere che mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 marzo verranno eseguiti lavori di manutenzione stradale in via Fanella, nel tratto che va da via Squarcia a via Martiri di Belfiore. Per consentire l'intervento, il tratto interessato rimarrà chiuso al traffico nelle ore di lavoro. Rimane garantito il passaggio degli autobus e dei residenti. Invece l'assessorato alle pari opportunità ha presentato la serie di iniziative organizzate in occasione della Giornata Internazionale della Donna. 8 marzo, il Paricentro in prima linea per valorizzare la componente femminile, è la festa della donna, la festa in maniera eclettica, devo dire, composita, non si festeggia soltanto ma ci si riflette, e ci si riflette con tre iniziative di particolare importanza. Sara Cucchiarini, di che cosa si tratta? Innanzitutto noi abbiamo voglia di celebrare in modo dignitoso la Giornata Internazionale delle Donne, dei diritti delle donne, e lo facciamo non solo l'8 marzo ma col Paricentro e con tante attività. Ormai da anni il Comune di Fano è in prima linea nel presidio di quella che è la salute dei diritti e dell'empowerment femminile delle donne del nostro territorio e non solo. Tre appuntamenti diversi, uno con il CIF, il Centro Italiano Femminile di Fano, che ci presenta una piccola mostra temporanea e un approfondimento su quelli che sono i copricapi femminili nella moda, nel costume, ma anche con riflessi nella politica, arrivando dal cappello settecentesco fino all'hijab facendo delle connessioni con il velo. Velo che sarà il protagonista dell'appuntamento, invece dei due appuntamenti dell'8 marzo, offerto e promossi da Impronte Femminili insieme all'associazione Alfiriat e l'Africa Chiama, che ringrazio. Si presentano due appuntamenti diversi, una mostra fotografica dove comunque si fotografano le donne e il senso del velo per le donne islamiche del nostro territorio, e una performance coordinata da Teatro in Faccia che aiuta a aprire il senso di questa mostra fotografica, e sarà una performance appunto legata alla mostra. Il terzo appuntamento invece è un appuntamento al cinema, grazie alla collaborazione con Luca Caprara e Massetti Cinema. Ci sarà un appuntamento appunto il 9 marzo alle ore 21, un appuntamento con il film Hannah, che parla del tema delle spose bambine nel mondo, per avere uno sguardo anche internazionale su quelli che sono i diritti delle donne e delle bambine. E l'ingresso è gratuito, quindi invito tutte e tutti ai tre appuntamenti, 7, 8 e 9 marzo.
Ora le vostre segnalazioni, partiamo da una foto scattata nel parco di via Gian Santiafano, dove un'altalena è diventata da mesi, ci ha scritto un reporter. Le auto da anni parcheggiano all'interno dell'area verde che è priva di recinzione, siepe perimetrale o cordoli. Da Marotta invece ci è arrivato questo video. Questa è Marotta, sud, alla foce del fiume Cesano. Ambiente naturale o paesaggio abbandonato al suo destino in attesa di tempi e idee migliori? Tra poco il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni sarà nei nostri studi per una nuova puntata di Primo Cittadino. Ora ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo in studio in diretta.